Ciao ragazzi, questo è un Vated Room Tour e conta qua si entra. Poi, ovviamente questa è la mia postazione trucco, ma registro anche da qua dove c'è questo disordine che ho appena messo, vabbè. Allora, qui c'è la mia postazione computer, ma mi trucco anche alle volte, la mattina quando ho fretta. Mi metto pochi prodotti, ma buoni, essenziali. Allora, di là c'è la televisione che mi ha preso da un bel po' di tempo, non ricordo quanti giorni e mesi sono, però mi pare che fosse periodo di novembre-ottobre. Sì, ho la televisione qui, bella impostata, bellissima. Vabbè, lì c'è il cotton fioc, va bene, no comment, il mio tablet. Poi qua è tutta roba di trucchi, come potete vedere, che sono amante del make-up. E un astuccio, le veline per soffiare il naso, ma anche no. Poi qua c'è i miei prodottini. E sacco di robe qua c'è. Poi, vabbè, il quadro della Madonna, che ve lo dico a fare. E il mio telefono, vabbè, lo vedete, vi faccio una breve panoramica. Questo è il mio comò comunque, quella borsa dove mettevo i prodotti, anzi, che mi aveva regalato mia madrina. Adesso così non era un giorno che chissà che, un giorno qualunque, come si suol dire. Quelli sono i miei tappetini per fare ginnastica o yoga, quello che penso di fare io a volte, cioè tra yoga, ginnastica o anche ginnastica e basta, per tenermi un po' più in forma. Questi qua, vedete, ne vedo due perché siccome per terra è duro come non so cosa, sì, non è morbido, quindi già le mie ossa sono quelle che sono, quindi sì, anche se adesso sono diventata un po' più in carne, però è sempre duro, mi sento il pavimento. E quindi utilizzo due tappeti da Tapirulan. Poi, a parte questa cosa che vedete qui, l'enciclopedia, i miei portapennelli, i miei profumini, ecco qua. Sì, vedete qua i profumini, pennelli sporchi che tra poco laverò, altri pennelli puliti, sì, perché sono pieni di pennelli. Là ci tengo le mie scorte di bagnoschiuma, creme corpo, creme viso, cerette, che più ne ha più ne mette, non mi sto troppo a elencare, se non finiamo più. Poi là, porta beauty, dove c'è un po' di tutto, tra cover del telefono, che piena mette, poi documenti, lì ancora robe, vabbè, lì mi è caduto delle salviette che non so, le raccogliere, poi le raccolgo. Man mano che termino il video, qua facciamo veloce, se no mi si scarica la telecamera, la fotocamera, lo specchietto della Baby Lips, vedete? Baby Lips, sì? No, Baby Lips, che dico? Baby Lips, sì? Sì, ce l'ho con Baby Lips, vabbè. Comunque, il mio letto, lì c'è la mia borsa, che vabbè, l'ho messa qui perché adesso non mi veniva in mente dove metterla. Allora, lì è rimasto, vabbè, le mie solite cose, trucchi e cose varie. Lì c'è una trousse della Douglas, se non ci credete ve la dico io, perché ecco qua Douglas. Douglas, non so, vabbè, penso che si pronunci Douglas. Poi lì è rimasto, vi dicevo, il polivetro che dovrei metterlo in bagno. Lì poco fa mi stavo truccando e ho fatto anche un video chiacchiericcio, un po' lunghetto, ma almeno vi ho fatto compagnia, almeno spero. Una crema della Pupa che vi ho fatto vedere ieri in un video chiacchiericcio, sì, appunto. E dall'altra parte ci abbiamo, sì, vabbè, lì è pieno di trucchi, abbiamo già capito. Poi qui è pieno di robe mie, che quando non ho molto sonno la notte mi metto a guardare qualche video di musica musicale. Vabbè, lì è il mio idolo, l'avete già compreso. Qui c'è Padre Pio, come ben sapete, sì. Poi le mie cuffie, caricabatterie, iPad, non iPad, per ascoltare la musica, che devo anche caricarlo perché si è scaricato, preso da Amazon, fazzoletti della Soft Dream. Questo è un libricino di Padre Pio, aia, poi il dente, che dolore, vabbè, non è molto fastidioso, però dettagli. Allora, vi dicevo, uno scaldacera che lo utilizzo poco perché,
Sono più pratica, fammi la ceretta, vi dico allora sta storia. Sono più pratica, fammi la ceretta con le strisce che si scaldano tra le mani. Perché con questa è una schifezza, tutte le volte me la faccio con questa e non so perché mi ostiono. Molto bene, muy bien, no comment. Poi, vabbè, questo è il filo per farmi la ceretta. Poi questo è un porta soldini, salvadanaio, si suol dire, sì. Le mie scarpe che sono incasinate, vabbè. Le stivali che mi piacciono tanto, sì. Queste che vedete sono i miei stivaletti, li vedete? Sì. E i quadri, quello è un quadro che mi è stato portato da Roma, dai miei zii. Vabbè, questi altri quadri di famiglia con il mio idolo, che già conosce da lontano, ecco qua. Questo è Bagliosco, vabbè. Gesù Bambino, Sant'Antonio, poi che sarebbe ogni tanto, ogni mese ci arriva quello di Padre Pio, le voci di Padre Pio, poi questo è un quadretto della Madonna, e poi questa sono io quando ero piccolina, le mie cuginette, mia cugina, mio zio, vabbè questa avete capito già che è mia madre, io. Tutta io, questa sera, questa è mia madre quando era ragazzina. Questo quadro è un quadro completo di tutti e due i miei genitori, mia madre, mio padre, io nel mio compleanno. Come mi pare che stavo compiendo 7, stavo maturando, anzi, non lo so se 4 o 5 anni, su di giù, giù di lì, non mi ricordo. Comunque, qui stavo credendomi una diva, perdonatemi, concedetemi questa cosa, ma. Ogni tanto quando io compravo un pigiama, anzi quando mia madre mi comprava qualcosa, non lo so, mi sentivo chissà che cosa e mi piaceva. Insomma, come tutte le bambine di questo mondo, si piacciono quando le mamme le fanno una foto, che si hanno comprato una cosa bella, un indumento bello indosso e si credono le bambine più belle del mondo. E così io. Non lo dite a nessuno, ma oramai penso che questo video lo vedranno tutti, ma con no comment. Poi questo è mio padre da bambino, questa è mia madre da bambina, questa sono io in foulard, piccolino mini foulard, al mare, alla Sciumara, cioè Sciumara significa in gallurese, cioè tradotto dall'italiano la Sardegna, c'è un mare che si chiama Mezzo Schifo e sarebbe uscendo quasi. Per andare a Palau, esatto. Da Palau a fuori Palau, esatto. Si chiama Mezzo Schifo, che detto in gallurese è la Sciumara. Comunque, niente, dettagli. Io, questo appunto, in questa foto sono a Mezzo Schifo, nulla. Per chi sapesse della Sardegna, ma suppongo la sappiano tutti, io in questa foto ero a Mezzo Schifo. Perché quegli anni, ogni 4 luglio si festeggia, come sapete, la festa degli americani. Mio padre è americano e siamo andati lì a festeggiare come si dice? Sì, la festa di tutti gli americani, militari e così via. Va bene, niente. Questa è una breve panoramica della mia postazione, non postazione, della mia room. Room tour della mia room camera, cioè della mia camera, il cavalletto perché prima stavo registrando, ribadisco un video che riccio. Questa invece è la mia camera cioè, come si chiama? Sì, l'armadio, scusate un po', l'armadio, un bel armadione grosso, non è mia questa camera, è la mia madre, ci tengo a ribadire, però è comoda, il letto ovviamente, anche questo è di mia madre. Questo, tutto carino, mi piace molto. Adoro tra l'altro la camera di mia madre. Allora, questo era di quando ero bambina io, la scrivania. Il letto purtroppo è messo, è sfasciato, non so come, ma non c'è più nulla. Il comodino è rimasto intatto perché questo è tutto, era tutta la mia camera. L'armadio è andato anche quello in frantume, quindi ci abbiamo dovuto buttare. E la scrivania, infatti, la vedete intatta, il comodino idem, ma il letto nada insieme all'armadio. Questo invece è il comodino mia madre, vi ho appena detto, la specchiera e i comodini, vabbè, l'avete già belli, che intravisti, bellissimi. Nulla, questo era tutto quello che vi faccio vedere come io possiedo la mia camera, non per vantarmi, ma è.
Questo è la mia, il mio mondo, il mio caposo, ma anche, perché no, la normalità di come passo io i giorni e le ore nella mia stanza quando voglio fare video di trucco. E basta, ragazze. Questa è la finestra, come potete ben vedere, da qui apro tutto, faccio passare l'aria, ma anche faccio video d'estate quando fa un chiasso, un baccano della Madonna, ma vabbè. I miei tappeti 1 e 2 e anche dall'altra parte è uguale, vedete? Vi sto facendo tutto per dettaglio, così almeno potete capire bene com'è strutturata la mia cameretta. Bene, va. Questa è la porta, ovviamente da dove si entra. Questo è il telecomando delle pompe di calore, ovvero del riscaldamento. Eccolo qui. Che ovviamente non so se si è rotta o se funzioni, ma penso che sia malfunzionante questo qua, questo riscaldamento, ma vabbè, dettagli. Niente, ragazze, per adesso è tutto. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto. Aspettate che vi giro perché non trovo, vi faccio vedere il mal di mare, aiuto. Ciao ragazze, a presto. Se vi è piaciuto mettete un like. E perché no, se vi va iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdere i prossimi video aggiornamenti youtubiani del mio canale YouTube. Poi cos'altro dirvi? Perché non supportarmi appunto con un commento o una condivisione? Fate cosa volete voi. L'importante è che capisco se vi è piaciuto oppure no. Bene, io vi ringrazio totalmente e un augurio a tutti voi di tante belle cose. Buona vita a tutte. Ciao ragazze. Ciao. A presto. Al prossimo video.